Si bemolle nel sax. Quante posizioni? Ben tre. Quando sarai arrivato alla fine di questa pillola, saprai esattamente quando e soprattutto come usarle. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica e percorsi di coaching per imparare a suonare gli strumenti, gestire i problemi di studio e arrivare dritti dritti agli obiettivi che si desiderano. Lavoro prevalentemente online, ma anche nel mio studio di Bergamo. Se non l'hai ancora fatto, puoi iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Alcune volte mi è capitato di fare lezioni ad alcuni allievi che arrivavano da altri percorsi didattici che non avevano fatto con me, e mi sono accorta spesso e volentieri che conoscevano una sola posizione del si bemolle, a volte anche due, ma che le usavano piuttosto maluccio. Dato che il sax offre diverse opzioni per essere comodi su queste due note, e visto che è anche pagato tutte le chiavi, conviene conoscere appieno la potenzialità delle posizioni per poter essere più comodi e soprattutto avere una tecnica più fluida e più rapida. E la cosa veramente più importante è capire da soli, avere gli strumenti per capire da soli quando usare una posizione piuttosto che un'altra. La prima posizione del si bemolle è quella più conosciuta di tutte e si produce con la posizione dell'A, quindi pigiando tasto 1 e 2 e utilizzando la chiave TA, che è la chiave laterale, questa qui. Questa posizione è una posizione che io sinceramente evito il più possibile, perché mettere in lavoro due mani rispetto che una a volte crea un pochettino di problemi poi alla tecnica. Quindi è sempre preferibile utilizzare una posizione più snella. Se posso mettere in lavoro solo una mano, perché devo utilizzarne due? Però è pur vero che molto spesso si ha necessità di utilizzare questa posizione nel 2% dei casi, diciamo così. E quando mi è utile utilizzare questa posizione? È molto semplice, quando prima o dopo il si bemolle mi trovo un si naturale. In quel caso utilizzare altre posizioni sarebbe piuttosto scomodo e scorretto. Nell'esempio che ti riporto vi è un esempio proprio eclatante del momento in cui devi utilizzare questa posizione con la chiavetta TA. Nel primo passaggio abbiamo prima il si bemolle e poi il si naturale, e nel secondo passaggio abbiamo prima il si naturale e poi il si bemolle. Quindi quando andiamo ad eseguire un passaggio del genere è fondamentale utilizzare questa posizione. Te lo faccio sentire. La seconda posizione del si bemolle è la più amata dai sassofonisti perché è molto snella e molto comoda. Si suona in maniera molto semplice premendo contemporaneamente tasto 1 e tasto piccolino P, quindi con il dito indice vai a pigiare sia una chiave che l'altra. È usatissima in tutte le posizioni, molto comoda anche in scala, per studiare le scale. Diciamo che al 98% dei casi viene sempre utilizzata, a meno che prima del si bemolle o dopo il si bemolle non ci sia un si naturale. Vi è inoltre una terza posizione del si bemolle che non è tanto conosciuta, ma a volte potrebbe tornare utile. Il si bemolle in terza posizione si produce pigiando entrambi gli indici, quindi utilizzerò la chiave 1 e la chiave 4. Questa posizione è molto comoda, soprattutto quando devo fare passaggi fra fa e si bemolle o dei trilli, per esempio. In questo caso ho utilizzato questa posizione per fare un passaggio veloce fra fa e si bemolle. In fase di studio sarebbe molto utile decidere prima che posizione usare, perché molto spesso si incomincia a suonare e poi strada facendo si aggiusta il tiro, però secondo me è sbagliato. Prima va letto, vanno individuati i passaggi dove c'è il si bemolle e deciso prima che cosa vuoi fare, perché mentre lo stai facendo è un pochettino difficile. Come dico sempre ai miei allievi, la fase preparatoria degli esercizi è la fase che ti permette di avere determinati tipi di risultati. La pianificazione è un'arte. Nelle lezioni una tantum che faccio,
molto spesso insegno ai miei allievi, anche quelli che non studiano continuativamente con me, ma fornisco delle soluzioni di problem solving e di pianificazione degli obiettivi, perché chi non pianifica non vince e quindi è molto importante andare a lavorare molto bene sui nostri obiettivi pianificandoli al meglio. Arrivare a suonare bene uno strumento passa anche da questo, che non è affatto un aspetto secondario. Quindi mi raccomando, pianifica bene per poter suonare bene. E io per il momento ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!